Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Ci invita Gesù alla fiducia nella provvidenza e a saper gustare e gioire oggi delle cose belle che oggi Dio ci dona. Dio è l'unico a poter dare senso alla nostra vita.
Dio è il sommo bene. I beni possono aiutarci a raggiungere il sommo bene nella condivisione di questi. Solo Dio può saziare la nostra fame, sete e il nostro desiderio. Solo di Dio abbiamo bisogno. E Gesù ci invita a rendercene sempre più conto. A non guardare alle apparenze, ma alla vera essenza. A non cercare il compiacimento degli altri, né a sottostare al giudizio di questi, soprattutto perché il mondo guarda le apparenze. Dio vede ciò che gli altri non vedono. E l'essenziale sfugge ai più e ai molti. Ciò che è veramente buono, bello, nobile, giusto, ciò che ci rende felici pienamente. I pagani non lo comprendono. Occupiamoci di quello che Dio ci dona oggi. Proviamo a fare bene quel bene che Dio ci dà da fare bene in quest'oggi. A non correre troppo in avanti e a non goderci la bellezza dell'oggi, di questo tempo di grazia, di questa giornata. Respiriamo per oggi. Non preoccupiamoci del passato, che è già passato, sebbene le conseguenze delle scelte passate possano ancora interferire nell'oggi, nel presente e potranno forse interferire anche nel futuro. E non preoccupiamoci del futuro perché ha da venire e non sappiamo se verrà o come verrà. Dio ci donerà la terra su cui camminare. Dio provvederà le risorse necessarie. Gustiamoci oggi la bellezza della vita, di questo giorno, senza ansie, senza preoccupazioni, ma con cuore grato per tutto ciò che è di bello, di straordinario, che oggi Dio ci offre. Viviamo il presente, la realtà odierna, proviamo a ridefinire, a gustare, a prendere i particolari dello sguardo, del sorriso, delle persone care che Dio ci mette accanto, della bellezza di questo giorno, di tutto ciò
che di bello e di buono oggi possiamo vedere per giungere grati. E dire il nostro grazie. Oggi è il giorno della grazia. Gustiamoci oggi l'amore santo di Dio. Viviamo la nostra fede, la nostra fiducia, l'abbandono nella ricerca del regno di Dio e di ciò che è giusto agli occhi di Dio. E tutto ci sarà donato in sovrabbondanza. Vergine Santissima, Madre della Provvidenza, metti in noi fiducia. Insegnaci, o Madre, a camminare nella via dell'abbandono fiducioso. Insegnaci a crescere nel distacco dalle cose materiali, e nel desiderio e nella volontà di possedere i beni spirituali. Leghiamo il nostro cuore a Dio che è il sommo bene, condividendo i beni che Egli nella sua provvidenza ci concede. Ricordiamoci sempre che il denaro è un pessimo padrone, ma è un ottimo schiavo. Usiamolo e chiediamo al Signore la grazia somma di dominare noi con intelligenza ogni realtà della nostra vita. Di comprendere che si possiede solo ciò che si dona e che ciò che noi non doniamo ci possiede, mentre nella condivisione risiede il segreto della vera felicità. Buon cammino di santità per tutti.